Ok, siamo in classe e stiamo giocando a la zona dell'apprendimento. I ragazzi sono già entrati in questa zona 4, ci mettiamo in modalità costruzione, voliamo e i ragazzi stanno costruendo insieme. Qui c'erano dei blocchi di sabbia, altri ce ne sono qui, credo che siano veramente pochi e ne dovrò concedere molti altri, cosa che farò subito. E premendo pulsante M, sabbia, ne metto uno, me lo dono, mi metto in modalità costruzione, già ero in modalità costruzione, non me ne sono accorto. K, inventario, sabbia, me la metto qui che faccio prima. 3, costruzione. Quando ho finito la sabbia io gli incomincio a mettergliene altra. Guardate bene ragazzi che la sa guardate bene ragazzi che ce n'è ancora di sabbia, eh? No, anche dove era finita ce n'è ancora di sabbia. Ops. 3. Allora, vediamo di riempire questa zona. Ok, vediamo quanta sabbia siamo riusciti a dare. Aiuti, ma chi sta volando? Ok, abbiamo dato sabbia a sufficiente, immagino. Vediamo a che punto stanno i ragazzi. Devono costruire delle piramidi. Delle piramidi. Vediamo se riusciamo a chiudere dietro. Benedetta, questa è, sì. Ok. Mettiamo gli altri blocchi qua sopra. Con il tasto Q gettate l'oggetto. Ok, credo che adesso abbiano blocchi a sufficienza. Qua devono costruire l'altra piramide. Una, due. La terza è qui e questa ancora non è neanche iniziata. Quindi sono due zone in cui le piramidi sono, diciamo, disponibili da costruire, in questa zona e questa in basso qui sotto. I ragazzi ancora hanno iniziato praticamente nella zona centrale e qui sotto vedo che hanno terminato nuovamente i blocchi. Mettiamone altri. Si sono accorti che gli sto mettendo io la sabbia. Questa scende, perfetto. Azza quanto scava velocemente. Ok, questa ho sbagliato perché qui non la riescono a prendere questa sabbia in questa posizione. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, provo a scendere. Avanti. Ok, no, devo annullare l'ultimo comando perché ho distrutto una cosa che non dovevo distruggere. Ok, perfetto, i ragazzi continuano a giocare e noi terminiamo questo video ripresa.